Allora oggi siamo da Podere Pellicciano e siamo con l'esperta che sta assaggiando l'uva. Com'è? Stasera ti porto a letto riscaldata, lo sai. Sei alla quinta degustazione di vini. Ma te, io vado a letto riscaldata, ma te sei già riscaldata. La terrazzatrice, perché siamo pronti, diciamo, manca poco a iniziare con la vendemmia 2020. Coltiviamo Sangiovese, Malvasia Nera, Colorino, Canaiolo. Che quattro? Quattro tipologie di uve rosse e poi abbiamo le bianche, che sono il Trebbiano Toscano, Vermentino, la Malvasia Bianca e Grappino. Che fai qui di nascosto? Dunque? Com'è, ancora qualche giorno? Questa sì, ma quella di te no. Quello che vogliamo noi, il top per noi è vento, vento è quello che viene asciutto, un pochino d'acqua, però non tanto, ubi quanto basta. Raccolgono le uve a mano, ok, da persone esperte, perché il grappolo deve arrivare davanti alla porta di cantina intatto. Grazie. Qui bisognerebbe fare un video di 8 ore e mezzo per spiegare le differenze fra tubo grande e tubo piccolo, il vino che sta sopra, il vino che sta sotto, le viti che sono in alto, le viti che sono in basso. Cioè, ragazzi, dietro c'è un mondo, ma l'importante è avere sempre chi lo sa fare, e Pellicciano lo sa fare. Poi tutto il resto dei dettagli basta che chiedete a loro e vi danno le informazioni. Venire per farvi le vostre degustazioni quando volete. Secondo vino, andiamo con questo. Tanto l'assunta ha finito anche il secondo bicchiere. Il nostro Mafefa rosato. Un rosé fatto da uve sangiovese, malvasia nera e canaiolo. Con 2019 fatto con uve di vermentino, malvasia bianca e grechetto. 2017 è un bianco proprio diverso da tutti, un bianco che fa 14 di alcol. Allora, concludiamo la degustazione di oggi con il Mafefa rosso, e questi sono alcuni dei vini che troverete sul nostro catalogo dell'Alveare. Se volete fare la degustazione potete venire qua da Podere Pellicciano a San Miniato e venite a assaggiarli anche voi quando volete, se no li prendete sull'Alveare. Ciao!